Ciao, io sono Yaya con la voce raffreddata. Spero che ti troverai bene qui insieme a me. Allora, oggi ho un What I Did a Day, ovvero cosa ho mangiato in un giorno. Ti ripeto che non sono consigli alimentari perché per quello c'è solo il nutrizionista, ma sono degli spunti per parlare di alcune preparazioni. Allora, ho cominciato questo determinato giorno con dei waffle. Ora, no, naturalmente non li ho mangiati tutti io, sono dei waffle alla zucca. Ti lascio la ricetta perché l'ho pubblicata su Instagram, quindi ti lascio il link nel box informazioni. Dovevo fare la foto e quindi sono stata costretta ad assaggiarli. In realtà li ho divisi con due mie amiche che quella mattina erano a casa con me e io ho mangiato uno di quei waffle perché erano anche belli, doppi, anche abbastanza carichi di zucca e poi della bevanda di riso con la nocciola. Generalmente non prendo mai questo marchio, però devo dire che mi è piaciuto particolarmente. A pranzo ho mangiato queste polpettine di zucca e patate che mi ha fatto la mamma, quindi non saprei dirti esattamente la composizione, comunque sono totalmente veg e la mamma le ha fatte appunto con le patate, la zucca e la farina. Mi è piaciuto davvero molto, erano croccanti al punto giusto, si sentiva un po' più la patata, però devo dire che è stata una sorpresa gradita. E poi mi sono uccisa di fagiolini lessi perché mi piacciono tantissimo, soprattutto naturalmente non quelli congelati ma quelli freschi, e la mamma si è messa lì a pulirli, sì, mi ha fatto anche dei questi e li ho mangiati con del succo di limone e semplicemente un po' di olio extravergine d'oliva. Quella che vedi invece è il pranzo del nipotrinese, perché non si dica che lui mangi le stesse cose mie, e in quell'occasione avevo mangiato della mozzarella di bufala, lo ricordo perché è successo pochissimi giorni fa, e poi questa torta salata che gli è piaciuta particolarmente. Io l'ho assaggiato un po', però devo dire che mi ero uccisa già di fagiolini abbastanza e delle polpettine della mamma, quindi sempre a base di zucca. Non so se te ne sei accorto, ecco che qua siamo pazzi per la zucca. E a proposito di pazzi per la zucca, se sei pazzo per la zucca pure tu, iscriviti a Zucca in Testa su Instagram perché siamo un covo di invasate per la zucca e ne stiamo dicendo davvero di tutti i colori: tiramisù alla zucca, i pancake alla zucca, di tutto. Io ho fatto anche la parmigiana di zucca e devo parlarti anche di quello. Abbiamo fatto anche gli gnocchi alla zucca con le patate, senza patate, insomma. Comunque, mi ridimensiono. Questa è la merenda, proprio così, giusto per. E ho preso le mele essiccate che ho diviso con Koi e Kiki. Le faccio nell'essiccatore, c'è un video di N anni fa, e qui sul canale, magari se mi ricordo te lo lascio nel box. E poi ho preso un rooibos, finalmente è arrivato il momento del tè. E poi per cena ho mangiato delle patate, sempre l'affanno. Scusami, tra l'altro sto registrando proprio questi video nel periodo in cui ho il raffreddore, quindi non sono raffreddata per così tanto tempo che li stai vedendo tutti insieme. Le patate passate nello schiacciapatate con un filo di olio e un pochino di pepe nero, mi piace tantissimo. E niente, io ti mando un bacio, ti ringrazio infinitamente e ci vediamo al prossimo video. Grazie, grazie infinite davvero. Ciao!